Buongiornissimo raga, benvenuti in questo nuovo video. Elia Viviani vince ancora, bis, concede il bis Elia Viviani, che si mette dietro il campione del mondo Peter Sagan e l'ex campione italiano Giacomo Nizzolo, un'altra prova di forza dell'ex corridore della Sky, attualmente alla Quick Step, che sfrutta un lavoro pressoché perfetto della sua squadra. Mamma mia ragazzi, ma in Italia siamo messi benissimo con i velocisti, tra Trentin, tra Viviani. Ci manca soltanto un uomo da classifica che faccia il futuro a Fabio Ario e a Vincenzo Nibali. Poi insomma, questo è un movimento all'avanguardia, quello italiano. Insomma, grandissima prova di Nizzolo, volata di Nizzolo, di Viviani, volata davvero imperiale. Battere due volte Sagan in volata non è da tutti, invece Viviani si sta dimostrando davvero uno dei velocisti più forti del mondo, se non attualmente il più forte, perché potrebbe davvero esserlo, perché insomma corridore come Viviani adesso è sempre più forte, sembra, sta vivendo la parte migliore forse della sua carriera. Davvero un corridore ormai maturo e completo, sia in pista sia su strada, davvero fantastico. Decimo Matteo Trentin, giornata piuttosto tranquilla per gli uomini di classifica, che superano anche qualche foratura nel finale, poi insomma con una tappa pressoché pianeggiante. Poi nei prossimi giorni si inizierà insomma a fare più sul serio, quando arriveranno le tappe di montagna, allora sì che si farà i conti in questa Vuelta a Spagna, che davvero diventerà più interessante. Chissà, magari Fabio Aru ci regalerà una buona prestazione. Speriamo ragazzi, speriamo. Intanto arriva il bis dell'Italia alla Vuelta grazie a un super Elia Viviani, sempre più in forma. Grande Elia che sbandiera la bandiera italiana anche in Spagna. E voi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Siamo arrivati a 70 iscritti, per questo vi dico grazie. Allora arriviamo a 100 iscritti, dove farò anche lo speciale. Lasciate un like al video, lasciate anche un commento qua sotto per sapere che cosa ne pensate su questa volata di Elia Viviani sul movimento ciclistico italiano. Condividete questo video e noi arrivederci raga, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Arrivederci raga.